Buongiorno a tutti. Al mio compleanno, una mia carissima amica mi ha fatto questa bella lanterna con due candeline dentro. Tanto sei tu cosa farci? Allora, io ho pensato, siccome queste qui si prestano a essere decorate anche a ogni stagione, ho detto senza mettere una cosa fissa. Io stavo pensando di mettere dei fiori di ortensia dentro con delle candele. Ho detto lo voglio adesso fare natalizio. E lo farò con quello che ho in casa. Allora, ho queste due candele di questa grandezza. Ho un ramo di pino innevato, di abete innevato. Ho questo rametto, due palline di Natale rosse, un soldatino, un fiocco e delle pigne. E poi ho il cuscino dell'IKEA per l'imbottitura per fare effetto neve. Lo facciamo insieme, anche se sarà un video breve, però è sempre qualcosa di creativo che per il periodo di Natale può sempre dare idee, insomma, anche con quello che si ha in casa. Ecco qui la lampada terminata, la lanterna, il fiocchettone, questo rametto che dovrebbe essere tipo di vischio, però ha queste palline che non sono rosse ma sono bianche. E alla fine ho deciso di aggiungere anche le lucine di Natale, l'avevo prese sempre da, mi sembra, da Wish o da AliExpress, adesso non mi ricordo, va con, mi sembra tre batterie stilo, sì, tre batterie stilo, adesso l'ho messa qui, e da quel tocco di luminosità, allora qua dietro ho messo il ramo in maniera che dà sfondo, e fa insomma da sfondo, da decoro finale, ho messo queste due candele, ho messo come tocco di colore queste due palline rosse, il piccolo schiaccianoci, e 1, 2 e 3 pignette. È molto bella questa lanterna, ha un effetto quasi specchiato. E eccola qui. È suggestiva, mi piace. Il fiocco forse è un po' esageratino, però va bene, fa atmosfera. Poi quando dovrò studiarmela come decoro standard per tutte le stagioni, adesso vediamo, farò qualcosa di più discreto, ma adesso insomma abbiamo bisogno di
di strafare adesso di cose belle. Ok, grazie di aver visto questo video e vi auguro buon proseguimento.